Buongiorno, questa mattina colazione con questa torta fatta con la frolla dell'altro giorno perché era troppo friabile per farci biscotti, così abbiamo improvvisato una crostata. Tra l'altro qui c'è una piccola renna, ho già mangiato il pupazzo di neve, molto carina, con la marmellata di albicocche. Intanto sto cucinando una pentola di ceci che ho lasciato tutta la notte ad ammorbidire nell'acqua e li ho comprati secchi perché nei prossimi giorni voglio fare l'hummus e quindi insomma mi sto portando avanti. Buongiorno, eccomi qui. Allora, è il 19 di già. Se penso che mancano 6 giorni a Natale. Io non ci credo, davvero, non ci credo. Non so se succede anche a voi, ma ogni anno, nonostante il fatto che io attenda il Natale, che crei anche una certa attesa nei confronti del Natale, mi sembra sempre che arrivi prima del previsto. Quest'anno sarà, tra l'altro, per me un po' diverso dal solito, perché purtroppo negli ultimi 2 anni ho perso le persone di riferimento del mio Natale. Tant'è che proprio in questi giorni sto cercando di capire che cosa organizzare il 25, perché il 24 abbiamo la nostra tradizione a Padova, la nostra tradizione di famiglia che ancora portiamo avanti e quindi non ci devo pensare. Il 24 sera di solito noi già iniziamo a festeggiare. Il 25 non lo so, non so cosa faremo. Sto organizzando un pranzo per il 26 con parte della mia famiglia che organizzerò io, cioè sarà il primo pranzo di Natale che organizzo io e sono un po' agitata perché non ho mai cucinato per così tante persone. Tra l'altro lo farò in Veneto e tornerò il 23 sera notte, quindi ho pochissimo tempo davvero per fare tutto, però dai. Spero che venga bene. Sono contenta, dai, di questa cosa qui, però appunto sarà il primo Natale senza mia zia, senza mio nonno, senza entrambi perché già l'anno scorso mio nonno non c'era più. Sarà diverso, però spero che comunque sia bello. Apro il video così perché volevo chiedervi cosa farete voi a Natale, quali sono le vostre tradizioni, se sarà un Natale classico come al solito, se anche voi quest'anno farete delle cose magari leggermente diverse, se festeggiate già il 24 sera come nel mio caso, oppure iniziate il 25 mattina con il ritrovamento dei regali sotto l'albero, come vi dividete anche magari se avete un fidanzato, una fidanzata nel incastrare tutti quanti, perché ad esempio io e Marco, nonostante stiamo insieme da 5 anni e stiamo insieme praticamente tutti i giorni dell'anno, il giorno di Natale è l'unico giorno in cui non stiamo insieme perché ognuno va dalla sua famiglia e forse quest'anno sarà diverso, appunto, per la prima volta forse passeremo il pranzo di Natale insieme, però ecco, quando soprattutto si è una coppia, ognuno ha la sua famiglia, è sempre molto difficile incastrare tutto, ecco, volevo porvi questa domanda così mi fate sapere. Intanto vi mostro anche che cosa. Vi mostro anche che cosa ho trovato ieri nei calendari prima di, forse l'inquadratura era un po' storta, prima di aprire anche le caselle di oggi. Allora, in quello di Nespresso cialda Costa Rica, che già avevo provato, era una delle preferite di Marco al tempo, e Beauty Blender in quello di Look Fantastic. Questa è la spugnetta che utilizzo. Io utilizzo questa della Real Techniques da sempre e per sempre, è quella con cui mi trovo meglio, vado sul sicuro, rapporto qualità-prezzo secondo me imbattibile, la trovo su Amazon e sono molto contenta di avere questo rifornimento. Non appena la mia sarà da buttare, la sostituirò. E poi ho trovato in quello di Epoda un altro multibalm, quindi un'altra ricarica per quel rossettino che avevamo trovato l'altro giorno. Sono contenta di avere una ricarica, in realtà non me lo aspettavo, però proprio per questa ragione forse per me sarebbe stato meglio trovare una ricarica e la confezione nella stessa casella e poi in un'altra casella al massimo un'altra ricarica, cioè non 3 caselle per questa cosa. E la cosa interessante è che effettivamente il rossetto adesso non riesco a aprire, ma è rosso. Mi sa che per aprirlo devo inserirlo nella confezione, comunque è rosso. Il fatto è che ora ho solo una confezione dove metterlo, a meno che oggi non ne troviamo un'altra, vediamo. Bene, vado con il 19 qui, che poi chissà che cosa troverò nella casellina 24, che è questa grande. Io mi immagino tipo una tazzina, ma non sono sicura. L'anno scorso so che c'era una tazzina. Scuro, questo qui, che ammetto non essere uno dei miei preferiti. Poi 19 qui.
qui. Conosco questo brand, l'avevamo trovato credo anche l'anno scorso, però avevamo trovato un campioncino più piccolo, se non ricordo male. Ultra Repair Cream è una crema per tutto il corpo, from head to toe, quindi dalla testa ai piedi, da applicare una volta o due al giorno. Vabbè, dalla testa ai piedi no, però sicuramente la utilizzerò per il corpo e per le mani, per il viso utilizzerò altro, mi sa. È sempre molto utile, soprattutto in inverno. Yepoda, questo sicuramente non è un altro multibalm, si spera. The Glow Hero, mi sembra che l'abbiamo già trovato questa casellina qua. È un siero, però a me sembra che l'abbiamo già trovata. Adesso vado anche a controllare. Avevamo trovato The Repair Hero, che era un siero, mentre questo appunto è un altro siero, ma si chiama The Glow Hero, quindi è diverso. Mi ricordavo questo iro finale, anche la size è diversa, questa comoda per i viaggi. Li proverò entrambi sicuramente. Prendo il libro. Ieri ho aperto un libro super super bello, devo ancora registrare il voice over per caricare il reel, però a questo punto dovrebbe essere già su Instagram online tutto lo spacchettamento con tanto di lettura della lettera. E vediamo che cosa c'è oggi. Oh, ho capito, Sorgo Rosso di Moyan. Questo già era nella mia TBR, già l'avevo individuato perché ne avevamo parlato durante la prima tappa del gruppo di lettura quest'anno, dove mi avevano consigliato proprio di leggerlo per approfondire la letteratura asiatica, e da quel momento là l'avevo appunto individuato in casa e ho detto ok, alla prima occasione lo leggo. Vediamo la lettera. Mo Yan, uno dei più grandi e riconosciuti scrittori cinesi, ha ricevuto nel 2012 il premio Nobel per la letteratura. Nella motivazione è stato scritto che la sua opera, con realismo allucinatorio, unisce racconti popolari, storia e contemporaneità. Sorgo Rosso, probabilmente la sua opera più famosa, è un'epopea costellata da una serie di episodi oscuri e violenti che si dispiega attraverso due generazioni di personaggi, madre Dain Feng Liang e padre Yu Zanao, e figlio Yu Dungan, perdonatemi la pronuncia, in un ambiente rurale dove appunto il sorgo, una graminacea da cui si estrae un vino, assume il ruolo di coprotagonista. Bellissime sono le pagine che raccontano la drammatica invasione giapponese disseminata di crudeltà, ingiustizia e oppressione. Mo Yan è stato il secondo scrittore cinese a ricevere il Nobel per la letteratura, ma il governo di Pechino lo considera il primo, in quanto lo scrittore Gao Xinyan, che lo ha ricevuto nel 2000, era avverso al Partito Comunista Cinese e quando lo ritirò aveva ormai ottenuto la cittadinanza francese, dove era emigrato. Di Gao Xinyan è bellissimo il romanzo La montagna dell'anima. Protagonisti sono due personaggi, tu e io. Lio racconta la storia di uno scrittore perseguitato dal regime comunista che, a seguito della diagnosi di un cancro al polmone, si mette in viaggio nel sud-ovest della Cina. Tu è il personaggio che parte alla ricerca della montagna dell'anima, luogo mistico avvolto nelle nebbie umide della Cina dei grandi fiumi. Quando Mo Yan ricevette il Nobel, furono molti gli esuli che contestarono il premio. Mo Yan era vicino al Partito Comunista, tanto che nel 2009 abbandonò addirittura la Fiera del Libro di Francoforte in segno di protesta perché erano presenti degli scrittori cinesi dissidenti. Mi fa pensare che a volte la scrittura, l'arte, è sopra ogni cosa e anche che non sempre quello che si guarda appare uguale a tutti quelli che guardano. Super super interessante. Ammetto di non sapere tantissimo della storia della Cina, ma di aver approfondito quest'anno attraverso diverse letture, come ad esempio appunto Nella terra dei peschi in fiore, che mi ha dato sicuramente un po' un'infarinatura generale su ciò che ha attraversato il secolo scorso appunto questo grande paese. Ho letto molto di più di letteratura giapponese, se devo essere sincera, e quest'anno ho letto anche un libro coreano, L'attesa, un graphic novel molto molto bello, e è uno dei miei propositi quello di approfondire questo paese, la Cina, tramite dei libri, perché secondo me un paese su cui si può leggere davvero molto e cose, immagino, molto belle. E questo appunto era entrato nella mia TBR proprio per questa ragione, sono molto molto curiosa. Ieri mi sono anche messa a guardare se tra i libri che ho già scartato ce ne sono alcuni in audiolibro, perché come sapete ascolto tantissimi audiolibro, quindi ero interessata a cercarli, e vi avviso che Una questione privata l'ho trovato su Audible, ma anche su BookBeat. Su Audible ho trovato anche Lettere contro la guerra, tra l'altro non dura neanche tantissimo l'ascolto, secondo me è da fare.
Questo libro purtroppo ho scoperto che è fuori catalogo, quindi non lo si trova né in audiolibro né in cartaceo, a meno che non lo si acquisti usato, purtroppo. Ho trovato l'audiolibro invece di Una storia semplice che dura un'ora, quindi questo è un brevissimo racconto che potrei ascoltare anche nei prossimi giorni. C'è anche La casa della moschea su Audible e, se non sbaglio, mi sembra di aver trovato anche Nati due volte. E dovrebbe esserci anche In tutto c'è stata bellezza. Ve lo dico a titolo informativo, così se anche a voi piace ascoltare storie sapete che queste le potete trovare su Audible, insomma. In più, ieri ho finito di leggere anche Bestiario sentimentale, questa breve raccolta di 5 racconti molto molto carini. Mi è piaciuto il fatto che all'interno di questi racconti fosse inserito sempre un animale come monito per i personaggi protagonisti, e direi che è arrivato il momento di andarlo a segnare nell'agenda. Ed è l'ottavo libro del mese. E qui posso depennare questa casella perché l'ho acquistato in un bookstore indipendente, quindi lo segno. Non mi sono però fermata a questa lettura perché ieri ho iniziato altri 2 libri. In realtà uno l'avevo già iniziato 2 sere fa. Inizio con questo in cartaceo, dai. Questo è Il tarlo, che è una storia surreale in cui c'è questa donna che ha commesso un crimine. Ancora noi non abbiamo capito bene che crimine sia, o comunque fa parte del mistero del libro, e va in questa casa dove c'è un qualcosa di estremamente sospetto. Accadono fatti misteriosi, sembra che la casa sia viva. La casa è a tutti gli effetti uno dei personaggi del libro e agisce su chi la va a visitare in modo anche abbastanza inquietante. È un libro proprio surreale da questo punto di vista, cioè a volte accadono fatti inspiegabili e il tutto è intriso di questo quasi sudiciume in un qualche modo, di quest'afa quasi, di questo senso di appiccicoso che mentre si legge si percepisce. Si va a ritroso anche nella vita di chi ha vissuto in questa casa per raccontarne un po' le dinamiche, gli aspetti. È sicuramente un libro strano ma che mi sta incuriosendo molto. Sono appunto a metà, come potete vedere, si fa leggere tranquillamente, io credo che già oggi riuscirò a terminarlo, e particolare come lo è anche Guida per cervelli affamati, che ho trovato nel calendario dell'avvento del saggiatore. È un libro questo che volevo iniziare da un po', però volevo aspettare anche che le persone che avevano acquistato il calendario del saggiatore lo trovassero dentro la casella, in modo tale da non spoilerare niente a nessuno. È uscita qualche giorno fa e da lì io ho iniziato anche ad ascoltare l'audiolibro, perché questo testo c'è anche in versione audiolibro. Da che ho ascoltato Città Sola mi sono accorta che mi fa molto piacere ascoltare i saggi se però sono a casa con la mia copia in cartaceo vicino. Infatti, ad esempio, questa mattina mentre mi stavo truccando sono andata avanti e man mano che ascoltavo, se c'erano delle parti che volevo segnarmi, io ero già pronta con la mia matita a sottolineare, cerchiare e commentare quello che stavo ascoltando. Io non so se effettivamente il mio cervello è multitasking, però io riesco a fare tutte queste cose contemporaneamente, cioè ascoltare l'audiolibro in cuffia mentre mi trucco e mentre ogni tanto mi ricordo di aprire il libro e cerchiare, sottolineare, segnare le cose, ed effettivamente sto procedendo in questo modo. Ma anche la sera mi capita di farlo quando sono a letto, di ascoltare intanto, seguire il testo anche con gli occhi, e mi rendo conto che comprendo ancora di più che quando leggo di testa mia, ok? Mi riesce bene, non lo so. In più questo libro secondo me ha senso sfogliarlo man mano che lo si legge, proprio perché ci sono un sacco di immagini che sono utili all'apprendimento, alla comprensione di quello che viene detto. Ma che cos'è che viene detto in questo libro? Questo libro cerca di mettere in relazione il cervello al cibo e raccontare come noi gestiamo la faccenda. Come mai quando andiamo a cena fuori c'è sempre spazio per il dolce,
come mai quando magari siamo di fronte a un buffet e mangiamo qualcosa ci sembra di essere più sazi che se mangiamo un unico alimento, tutta una serie di questioni che vanno ovviamente a indagare anche su come ci siamo evoluti nel tempo, che svelano un sacco di curiosità. Ovviamente all'interno sono contenuti tantissimi esempi di esperimenti che sono stati compiuti negli anni, dal cane di Pavlov a esperimenti un po' meno conosciuti, e è estremamente interessante. Uno degli esperimenti che mi ha incuriosito di più fino adesso è questo, in cui si cerca di indagare questa funzione cognitiva che è il controllo inibitorio, in inglese self-control, che praticamente è quel controllo che ci permette di non mangiare troppo, quindi di dire ok, devo stare a dieta, ok, non ho abbastanza soldi per comprarmi tutto questo cibo, ok, insomma, controllarsi in qualche modo. E lo si indaga tramite questo esperimento che viene definito Marshmallow Experiment, che praticamente è stato sviluppato da Walter Mischel e che sottopone tutta una serie di bambini che hanno all'incirca 4-5 anni e che vengono lasciati di fronte a un marshmallow in una stanza. Un adulto va lì e gli dice: ok, se io ti lascio da solo con questo marshmallow e tu resisti 15 minuti, quando tornerò te ne darò due, altrimenti se mi mangi il marshmallow non ne avrai altri. Praticamente la prima volta che viene fatto questo esperimento non viene tenuto conto di alcuni parametri, come ad esempio la provenienza sociale di questi bambini, quindi se vengono da una famiglia economicamente stabile o vengono da condizioni di povertà. E solo successivamente viene rifatto questo esperimento nel 2018 con 900 bambini, tenendo conto di questi parametri, quindi l'estrazione sociale e quant'altro, ma anche tanti altri. Si scopre che i bambini provenienti da una famiglia a reddito più basso fossero anche meno abituati a ricevere ricompense a lungo termine, quindi mangiassero il marshmallow prima dello scadere dei 15 minuti e dunque agissero impulsivamente nel presente. Il controllo inibitorio infatti ha molto a che fare con la previsione del futuro, cioè tu sai trattenerti nel momento in cui sai che ci sarà una ricompensa a lungo termine. E questo esperimento è molto interessante proprio perché ti fa capire come tutta una serie di fattori ambientali, tra cui la provenienza sociale, possono influire. E nulla, lo sto trovando estremamente interessante e proseguirò con l'ascolto nei prossimi giorni e con anche la sottolineatura mano a mano delle parti che preferisco. Ho passato le ultime 2-3 orette qui. Non mi sono mossa se non per andare in bagno e tornare, perché dovevo montare un sacco di cose al computer, mail, quant'altro. Insomma, ho caricato il reel che dovevo caricare, l'ho messo anche su TikTok, ho preparato tutte le miniature, insomma ho fatto un po' di amministrazione e adesso mi preparo da mangiare perché è già mezzogiorno e mezzo. Insomma, la mia mattinata è volata così, in questo modo, senza che nemmeno me ne rendessi conto. Che cosa potrei mangiare? Abbiamo il frigo completamente vuoto. Ho finito adesso di pranzare e intanto mi stavo guardando Prima o poi mi sposo, così non so, mi è venuta voglia di vedere questo genere di film qua. Mi sono preparata il tè caldo e alle 2 ho una chiamata, considerando che sono le 13:18 posso guardare ancora un bel po' di film. Eccoci in chiamata con Giulia. Ehi! Attendiamo anche i prezzi definitivi con le tre opzioni camera singola, doppia e tripla, così da poter comunicare tutto agli utenti. In più, per la comunicazione ci servirebbero magari delle vostre foto, non so se ha senso anticipare questa cosa qui già ora o magari dirglielo dopo. No, cioè mettiamo dentro tutto. Ho passato le ultime ore in chiamata con Giulia per stabilire le ultime cose prima di lanciare il ritiro di lettura che faremo a febbraio. Stiamo facendo gli ultimi scambi di mail, si spera. Incrociamo le dita perché potrebbe andare in porto, come ancora essere tutto da rimettere in discussione. Intanto mi sono presa una pausa per portare giù la bestiola e adesso volevo anche spacchettare con voi questi due pacchetti misteriosi, perché ho ricevuto queste due buste che in realtà non so cosa contengano. Aspettavo dei libri ma non da questi mittenti, quindi vediamo. Il primo è Mondadori.
Ok, decisamente non avevo idea che mi sarebbe arrivato questo libro, che è Dove nascono le ombre di Lavinia Petti. Questo qui, ho fatto sogni che mi sono sembrati più veri dell'estate dei miei 12 anni. Sembra un romanzo inquietante, dentro c'è una busta. Cara Gaia, abbiamo pensato di inviarti un libro da leggere durante le tue vacanze natalizie. Dove nascono le ombre è un romanzo all'incrocio tra i generi. Potremmo definirla una storia di formazione noir con alcuni elementi di suspense. Lavinia Petti è una specialista dello slalom tra i generi. Prima di questo ha scritto due romanzi con delle virate fantastiche, ma soprattutto secondo me è una scrittrice bravissima che sta crescendo un sacco nonostante sia parecchio giovane. È un romanzo decisamente kingiano che può ricordare anche il gotico di Shirley Jackson e la solarità e la magia di Tiffany McDaniel. Dentro c'è anche Napoli, ci sono gli anni 60, ci sono le amicizie totalizzanti dell'adolescenza, i primi amori e la scoperta del potere della scrittura con tutti i pericoli che a volte le storie possono nascondere. Grazie e tanti auguri. Tanti auguri anche a voi. Chissà se sarà la mia lettura delle vacanze. Anche se mi sa che durante queste vacanze continuerò a leggere la serie di Uomini che odiano le donne. Qui dentro c'è della... Ho capito che libro è. Qui dentro c'è della cioccolata, ne sono certa al 100%. Perché questo sapevo che doveva uscire, cioè sapevo che doveva uscire in questa versione. Ed è Wonka di Roald Dahl con la tavoletta di cioccolato. Ma vediamo se dentro ho vinto il golden ticket. No, non c'è. Nessun golden ticket, che tristezza. Questo libro non è altro che La fabbrica di cioccolato rivestito in questa nuova edizione in onore dell'uscita del film Wonka. Intervengo dal montaggio per correggermi perché ho scoperto che non è il libro una nuova edizione della fabbrica di cioccolato, ma è proprio una nuova storia, una storia inedita, che è quella che viene poi raccontata anche nel film. Infatti Wonka è un libro, diciamo, ispirato a Roald Dahl, ma scritto da un'altra persona, che tra l'altro è anche scritto in copertina. Se fossi stata attenta me ne sarei accorta, evidentemente mi sono fatta distrarre dalla cioccolata. È quello di Roald Dahl, un libro per bambini. Io lo lessi quando ero piccola a scuola, insieme anche al Grande Ascensore di Cristallo, insomma, e altre storie di Roald Dahl. Ed è questo un autore che viene pubblicato proprio da Salani. Mi è venuta anche voglia di rileggerlo. Chissà, vediamo, magari lo leggo alle mie cugine a Natale, alle mie cuginette. Molto molto carino. Ho passato il resto della serata a preparare da mangiare, svuotare le lavatrici varie, farmi la doccia e adesso posso rilassarmi a letto e continuare la mia lettura, che è questa qua del tarlo, che mi sta piacendo a sufficienza, non mi manca neanche tantissimo per finirlo, però mi sa che leggo due pagine e poi crollo. Buonanotte, ci vediamo domani nel prossimo Vlogmas.